Cari videogiocatori e cari videogiocatrici, ben ritrovati sempre qui a Mermaid Swamp per la sesta parte. Siamo pronti, carichi, per andare avanti, per continuare questo videogioco. Siamo nella stanza dei kimono, l'ho chiamata così. Ci sono appunto 5 kimono e io devo risolvere una cosa, un enigma. L'enigma che, vedete, i colori, inserisci i pannelli, ma... Gardenia, c'è, cioè, infatti, non ho un kimono rosso. Presumo che vadano messi nello stesso ordine. Devo trovare di nuovo quell'affare, quel documento, che però non so dov'è. Forse era tipo qui. Cassetto degli attrezzi. Non è che apro la... No, pensavo di aprirlo. Qua hanno preso la mazza. Il fucile non lo vuole lei, non lo prende. E dicevo, devo trovare un modo per aprire questo affare, ma se non mi ricordo dove sono. Dov'erano le piante? L'enciclopedia delle piante. C'era l'acqua, niente. Forse era di qua. È in una di queste stanze, ma non mi ricordo quale. Questo è il diario del bambino, sì, che diceva... Forse era su. Sì, i fiori, eccoli qui. Devo segnarmi. Vedete, c'è il colore. Devo segnarmelo. Devo prendere carta e penna. Allora, plum, colore rosso, bianco e rosa. Scriviamo plum, plum. Ci do le iniziali. Così faccio prima, se no... Poi... Questo, Spider World Blu. Quest'altro è... Arancione, bianco e giallo. La gardenia bianca e gialla. Quest'altra bianca. Rosa e viola. Questa le ho prese. Stampate, tutte, sono 5 appunto. Andiamo giù. Andiamo giù per poi tornare su in realtà. Ci sono, eh? Ci siamo, ci siamo. No, è questa qua. Rosso. Viola. Violetto, viola. Come dir si voglia, rosa. Giallo e blu. Voilà, me li sono segnati, così almeno adesso vediamo un po', risolviamo questo enigma.
Allora. Vediamo. Si è aperta. Si è aperto, niente di buono dentro però. Sacchi e guanti di cotone, nulla di che sembra utile. Ah, una corda, questo mi serve. Ho ottenuto corda. Ah, con la corda sì, possiamo andare di là. Vi ricordate? So già dove andare io adesso. Al centro e poi saliamo su. Possiamo calarci finalmente. Usa la corda. Perché non vai giù? Non dovresti. Anche un martello o qualcosa del genere. Appunto, io ce l'ho. E vai, no? Perché non va? Mi manca qualcosa. Ho comunque la chiave. Devo andare anche dall'altra parte, giusto? Proverò ad andare prima qui. È bloccata. Scusate, questa chiave. Sì. Qui c'è qualcos'altro di utile. Cavolo, ci sono tanti tubi. Una vecchia casa normale ha bisogno di una caldaia come questa? C'è qualcosa sul tavolo? Una chiave? O forse per la barca? Chiave per la barca, possiamo andarcene. Una bottiglia di liquido. Ci sono cose come tensione e potenza scritte. Forse un generatore di emergenza. Cosa sta facendo in una stanza per la caldaia? Cos'è? Una parte della staccionata di pietra è caduta. Ehi, forse potrei usarlo. Staccionata di pietra. Vuoi dirmi che lo puoi usare? Per quello che penso io? Forse adesso posso andare su? O meglio giù? Sì, adesso funziona. Ah, ci ha dato due colpetti, eccoci. Qua sotto ci sarà un sacco. Un sacco appeso. Scaffali, non c'è niente su di e qui c'è qualcosa però, c'è qualcosa sul tavolo. Aspetta, questa è una mappa? Ma ha solo l'area intorno alla palude, c'è un segno rosso. Ma cosa significa? Tenuta mappa della palude. Che c'è? Cosa? C'è qualcosa lì? Oh diavolo, no. Devo andarmene da qui velocemente. Vattene. La lanterna. Scappa. Ma perché ti fermi lì, Rin? Ma scappano. È la sirena questa. È indubbiamente lei. E sembra anche molto arrabbiata. No. No, svieni proprio in questo momento. Tocca di nuovo a Seitaro salvarla per l'ennesima volta. Dannazione, il mio mal di testa non sta migliorando. Non riesco a tenere un buon riposo. Frinz sta veramente dormendo. Scommetto che è di nuovo in cammino da qualche parte. Hai indovinato. Infatti non c'è, beh, ovviamente, noi lo sappiamo, ma lui no. Gli ho detto di riposarsi, dannazione, la devo cercare. Per fortuna, no. Sta sempre peggio. La mia testa, aia, si spaccherà. Ursai, yamero.
No, svenuto pure lui. Però Rin sta bene, più o meno. Cos'è successo? Quante cose abbiamo visto? Obiettivi 64. Sta diventando più chiaro, vuol dire che ho dormito fino a mattina. Che cavolo, quello non era un sogno, vero? Bisogna andare da Seitaro, credimi. Oh, Setaro. Ah, è qui lui già. Non sembra. Ha un tono di voce diverso. でさ、なんか地図みたいなのを見つけたんだけど、私じゃよくわからねえんだよ。方角とかさっぱりだし、これ見てくれるか？Posso fidarmi? セイタロウ？どうした？Non è più in sé neanche lui. Ok, セイタロウ？la vuole strangolare, perfetto.何しやがる！離せ、こら！Liberati. セイタロウ、お前、どうしたんだ？体、震えてるぞ。Forse sta male, no? Se solo ha.怖いんだ。Si è buttato su di lei. Pensavo え？volesse farle del male. 友達が二人ともおかしくなっちまって。どこにも行けなくなって、もうどうしたらいいかわからない。お前だけでも無事でよかった。清太郎。今日は俺とずっと一緒にいてくれ。一人になるのは嫌だ。お前と離れたくない。Non mi fido. Non lo so, non mi fido. ざっけんな！誰がてめえみてえな封建野郎と頭湧いてんじゃねえのか？お前、おかしいぞ！なんすいでません、そなんなんバカなこと言い出すんだせい、dai. よ。No, io まnon mi さか、fido. お前も言うたみてえに。Sì. こっち来いよ。Sì, vieni qua, ecco, いやinfatti. だ、私に近寄Ve るんl'ho じゃねえ。detto, ve l'avevo detto. わからねえ、女だ。Ma cosa devo fare adesso? Dove posso andare? こっちに来いって言ってんだよ。女が口答えするな。来るな！Dove vado? Ah, scappa lei di su. No, volevo salvare. No, non ho potuto salvare. Ho fatto un grave errore, non ho potuto salvare. No, me l'aveva dato da salvare. Io ho premuto ESC. Allora, dove posso andare? Non so neanch'io. Al piano di sopra, credo. Ah, mi ha preso così subito. No, non devo andare lì. Ma io volevo salvare, va bene. Game over, ci sta. Ci rivediamo lì, salvando. Devo capire cosa fare. Ok, rieccomi qui. Iniziamo subito. Ho fatto quello che devo fare. Forse ho un'idea. Infatti. ちょこまか逃げてんじゃねえよ。Non so perché mi è venuto in mente di andare qui. Schiva.
Sì, ha funzionato. È sceso giù di sotto. Se non l'avessi schivato mi avrebbe, avrebbe ammazzato anche lei. Nella stanza di sotto. È tutto marcio. Andiamo giù. Quindi qua è qua? No. E dov'è caduto? Nell'altra? Boh. Qui. Qui. Ah, gli si è piantata l'ascia. Ma io che devo fare? Il peggior finale l'ho fatto io. Setaro, daijoubu da. Mattero. Ima ci tomeru kara. Demo ci tomereru mono ne. Doushio. Doushitara ii? Nanika sagashite konaito dame ka? Non ho nulla. Ma se tira fuori l'ascia ti uscirà ancora più sangue. Troppo tardi. Setaro, shikkari shiro yo. Daijoubu dakara. Ima chi tomeru kara. E cosa vuoi fare che non hai nulla? Non hai bende, niente. Setaro, tatta dame da. Netero yo. Sarna. Ancora fuori di testa. Sakki ne mama shinu nante. Ore wa komenta. Adesso muore dissanguato anche lui. Seguiamo le tracce del sa. Prendi l'arma? No. Adesso dove andrà a morire non si sa. Ah, è andato di qua. Dobbiamo seguirlo. Setaro, omae nani yatten da? Ti vuoi buttare nella melma? Ora. L'ho trovata la mappa. La mappa l'abbiamo, però è una mappa un po' strana. ちょっと地味ただけでパニックになるやつに手当てなんかされちゃ不安で仕方ねえだろ。俺の言葉いいかな。構わない。 Adesso si butterà in acqua. Per me non si farà aiutare. Conciato male? Adesso tenta di salvarlo, ma per me ormai è troppo tardi.
Ma anche se lo salvasse, con cosa lo curerebbe? Niente, il peggio del peggio. Sono riuscito a fare, come prima volta. Ma in questo genere di giochi dipende anche dalle scelte. Ho fatto le scelte sbagliate, ma... Come facevo a saperlo adesso? La barca. C'è qualcosa? L'orologio d'apposto che indossava Seitaro. La barca, vero? Perché non la usi? Cos'è questo marchio rosso? Se su è nord, allora la cosa rossa è a destra. Bene, se vado a destra della nuova villa. A destra della nuova villa. No, aspetta, non so da che parte è la villa. Come posso capirlo? Forse se vado allo studio troverò qualcosa. Lo studio. Salva. Salva, salva, salva. Che stu lo studio quale? Ma dici lo studio della casa principale? Tutti morti, fantastico. Sì, non deve andare di qua, ho capito. Lo studio, intendi lo studio della casa nuova o della vecchia? Perché non lo so io. Mai tutti morti. Vediamo cosa intende per studio, non lo so. Qui c'erano le poesie, non c'è niente. Se vado allo studio. Cosa intende per studio? Ah, non lo so neanch'io. Ma dubito che sia qui lo studio. Qui avevamo aperto, niente. Tanto il vecchietto non è più non l'abbiamo più visto. Ormai sono passati anche dei giorni perché c'era il giorno, poi la sera. Allora, lui è morto. Questa è l'unica. Ormai sono tutti morti. È rimasta sola, Rin. Qui non c'era niente. Io non ho più, non ho la più pallida idea di cosa fare adesso. Devo mica tornare giù, ma non ha, no, non ha senso perché è lì che abbiamo preso quell'affare, quindi... Quale studio? Dove lo studio? Non mi viene in mente adesso lo studio. Lascia. Lascia che Seitaro aveva in mano. Niente, non la prende, Rin. Non vuole. Lo studio. Questo è lo studio, allora. Come leggere le mappe? Forse questo libro mi puoi dire l'orientazione? Trovato. Come controllare l'orientamento? Tieni un orologio nella mano sinistra. L'orologio che abbiamo. 2. Direzione alla lancetta delle ore verso il sole. Il punto tra il 12 e la lancetta delle ore indica il sud. Ehi, adesso posso usare questa mappa, visto che è un orologio. Andrò alla palude a provare, va bene. Tra le 12... Proviamo, no?
Affaccia questo al sole. La lancetta delle ore è qui, è sud. Tra le 12 e le 13 la lancetta delle ore. Bene, quindi la vecchia villa è verso sud, il che significa che il marchio sulla mappa è ad est. Significa che c'è qualcosa attraverso la palude? Senza dubbio mi sarei persa nella foresta se avessi provato a fare il giro. C'è qualcos'altro che potrei fare? Usare la bagnarola? No? Bene, posso usare questo per attraversare la palude? Sì. C'hai anche le chiavi? Chissà che cosa troveremo. Vai. Metti in moto, chiavi. Fa tutto lei? Bene. Ma ne dubito, dovrò fare. No, sì. Un momento. L'orologio. No. Devo controllare. Qui c'è una strana roccia. Il terreno qui è strano, fa un suono strano quando si calpesta. Una grata? Sembra che posso rimuoverlo e scendere. E scendere, vedo anche la corda. Suppongo possa scendere, vai giù allora. Chissà che cosa c'è nei meandri della terra. È buio, ah sì, l'accendino. Adesso si ritrova la sirena. Salva. Salva, salva, salva perché. Non mi piace. Fa freddo, il mio corpo sta congelando. Che diavolo c'è qua sotto? Una sta dinamite. C'è scritto detonatore. Ah, beh, non è che. C'è qualcuno. Un'ombra. La sirena. Mostro? Mostro, Che diavolo? Questa è la sirena, la leggenda della sirena? Che schifo, devo uscire da qui. Qualcosa mi dice che appena tenterai di uscire, le cose non andranno. Cinque grandi acquari, c'è qualcosa dentro ognuno di loro. Ah. Fabbricava sirene, teneva imprigionate. Era questo il suo. Una sacca. Sarà il vecchietto. Ah, è chiusa. Non si apre, ma perché? Ma che? Perché? Come si è bloccata? Sarà stato il vecchio. Sì, urla che sicuramente ti aprirà. Dovevi prendere la dinamite. Quindi? Morirà lì di stenti. Quanti giorni? Quanti giorni sono passati? Ho perso il senso del tempo. Perché sono ancora viva? Tutti i miei amici sono morti. Se dovessi morire vorrei che. Ho così tanta fame. Voglio quel manzo sul riso. Voglio carne. Nick. Carne. Ok. Sta impazzendo anche lei, mi sa. Ti vuoi mangiare la sirena? Vuole mangiarsi la sirena, Rin. Il vecchio, eccolo qui. Mada cosommete. Eh sì, Yukio.
Cosa l'ha ammazzata? Nante cotto da. Anata wa aware na ningyo no niku o tabete shimawareta no desu ne. Sì, ma se la lasci qui, senza cibo, senza niente. È uscita fuori di testa anche Rin. Oide nasai. Koko kara dashite sashiagemashou. Sì. Ha capito che ammazzarlo non è necessario, tanto ormai è una pazza. Lui la fa franca. Lo sapevo che era sospetto lui, si era capito già. Magari se non da subito. Se non da subito, quasi subito poi si è capito che. Anche perché se n'era andato così, poi abbiamo iniziato a trovare degli indizi. Kanojo wa 17 no utsukushii musume datta. Mura de furumawareta ningyo no niku o tabete shimai, furou fushi no karada to natta. Hapyaku nen tatte nakunatta to no koto desu ga, sono shi sura aimai nano desu. Quindi adesso. Quindi adesso Rin ha acquisito la possibilità di vivere a lungo? Vivrà anche lei 800 anni? Però dovrà convivere per un. Quasi un millennio con questi sensi di colpa? No, non lo so, io mi sto facendo. Delle idee. Che è successo? L'ha lasciata qui in mezzo al bosco. Sì. Sì, l'hai mangiata, sì. Shinanai. Appunto. Shinanai. Shinanai. Una maledizione praticamente in questo caso. Proprio. È impazzita completamente. Che bel finale, che allegro. Finale Yao Bikuni. Finisce così il gioco. Ho finito il gioco, riprendi. Ma se continuo che succede? Bonus. Ascolta musica, ritorna le. Ok. Quante cose ho visto? No, di qui non lo posso sapere. Non c'è altro che possa fare? Mi devo fermare così e salutarvi qui? Così finisce il gioco, ma neanche i titoli di coda. E sicuramente lo rigiocherò perché voglio anche vedere gli altri finali, vedere. Però lo farò magari per i fatti miei. Niente, spero che questo videogioco vi sia piaciuto. Mermaid Swamp è finito. E. Finisce così. Questo era il finale, non il massimo, lo so. Vi chiedo scusa, ma essendo la prima volta ci può anche stare, no? Le mie decisioni si sono rivelate sbagliatissime. Però, niente, ce lo teniamo così. Spero che vi sia piaciuto e noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo videogioco. Ciao!